I giorni di Natale non sono lontani, così come non è lontano il cuore, dalla fede. La speranza in una terra come Crotone non muore mai e proprio dall'arcivescovo provengono parole di speranza per questo tempo natalizio ormai alle porte. Nel cuore del centro storico di Crotone, presso la chiesa dell'Immacolata, vestita di luce, la celebrazione in questo giorno santo così importante per i testimoni della fede. Quando una persona come Maria di Nazaret si lascia riempire dallo splendore della grazia di Dio. Io volevo chiedere, in una città che soffre e che ha avuto tante prove, cosa si sente di dire il suo pastore? Beh, la nostra città, come tante città del sud soprattutto, vivono un momento particolare di precarietà a livello sociale, economico. Il tempo dell'Avvento, il tempo del Natale non risolve i problemi, però ci indica una strada, quando come i pastori ci si lascia abbracciare dal mistero del Verbo incarnato, si maturano quelle forze, quel discernimento che è necessario per affrontare con concretezza i problemi. Della sua santità e della sua grazia. A proposito di questo Natale, qual è il seme che bisogna gettare? Io penso che il seme che bisogna gettare è la speranza, perché il Natale è la festa della speranza, perché se il Natale è l'irruzione di Dio nella storia, questa presenza di Dio, la presenza del Verbo incarnato, la presenza del mistero pasquale dentro la storia degli uomini rappresenta quell'energia di novità che, fatta propria dalle persone, genera una socialità, un'ecclesialità rinnovata. Eppure oggi è la festa dell'Immacolata e si parla di questa donna, e di donne ultimamente se ne è parlato molto in televisione riguardo i femminicidi. Ma lei sposa quella frase della scrittrice Michela Murgia, che la Madonna non è solo la donna con le mani giunte, ma è stata una donna rivoluzionaria? Certamente, Maria di Nazaret è l'uno e l'altro, nel senso che è maestra di preghiera, perché il Magnificat, che sono le parole della sua preghiera, sono probabilmente la più bella preghiera che è presente nella scrittura. Ma proprio il Magnificat contiene un modello sociale, un'idea ecclesiale rinnovata, di un Dio che con criteri rovesciati preferisce gli umili, li esalta e in qualche modo invita tutti noi a leggere la storia dal punto di vista dei poveri e di coloro che hanno bisogno. Quindi Maria di Nazaret è una donna orante e nello stesso tempo, proprio perché profondamente credente, rivoluzionaria. Quando Dio abita nella vita di una persona, la bellezza di Dio la trasfigura, quella persona diventa un segno luminoso di Dio, della sua tenerezza e della sua bellezza. Maria di Nazaret dunque è una creatura bellissima, perché è uno spazio aperto nel quale Dio ha posto la sua presenza. È una donna è Maria di Nazaret, ma la bellezza che oggi la liturgia ci mette davanti è una bellezza trasgressiva, perché è completamente al di fuori dei canoni di bellezza a cui siamo soliti guardare. La bellezza a cui noi siamo soliti guardare è una bellezza esteriore, è la prestanza fisica, è la giovinezza, è la ricchezza, è la disponibilità, è la capacità. C'è una bellezza alternativa rispetto a questo che risplende in pienezza in Maria.